Giusto. Sì. Beh, questo è stato l'ultimo strappo alla consuetudine, anche se non è proprio la prima volta nella storia degli Stati Uniti, ma insomma bisogna risalire all'Ottocento per trovare una transizione così turbolenta, così, diciamolo pure anche sguaiata, perché fino all'ultimo Trump ha voluto infliggere qualche maleducazione. Ma la peggiore, l'evento peggiore di tutti, naturalmente, è quello che tu ricordavi. 2 settimane fa io ero già qui a Washington, e allora, tra l'altro, guarda, ti do questo dettaglio aneddotico per capire com'è cambiata la capitale. Io sono sempre nello stesso albergo. 2 settimane fa era pieno di sostenitori di Trump che andavano alla manifestazione che poi è degenerata con una violenza inaudita, l'assalto al Campidoglio. Erano nel mio albergo, ne ho visti tanti. Questa volta nello stesso albergo invece io sono uno dei pochi civili, la maggior parte degli ospiti sono in tuta mimetica, sono soldati della Guardia Nazionale che Pazzesco. dormono qui perché vengono da molti altri stati degli Stati Uniti. Quindi è una capitale completamente Hai detto desertificata della dal Guardia punto. Nazionale, quella Guardia Nazionale che non avevamo visto entrare in scena quando ci aspettavamo di vederla entrare in scena 2 settimane fa. C'erano Sì. solo... Adesso ce ne sono anche troppi, Adesso diciamo ce ne che sono tanti. Allora facciamo adesso una cosa, Washington. siccome li abbiamo visti entrare nel Congresso...